Oh, benvenuti nel mio ufficio. Avevo quasi dimenticato che ci dovevamo incontrare oggi. Gli elfi mi hanno lasciato prima una vostra fotografia. Fatemela vedere. Oh, vedo che siete al completo. È da tanto che non ci vediamo, ma ho sentito molto parlare di voi. Venite dall'Italia, vero? Come vedete, adesso qui ho un sacco di lavoro. Ogni giorno scrivo e invio centinaia di lettere, ma controllo anche che ogni regalo sia consegnato al bambino giusto. A proposito, volete vedere qualcosa di veramente insolito? Lasciate che sia il nostro piccolo segreto. Forse non così piccolo. Beh, in via eccezionale, vi faccio vedere di che cosa ci stiamo occupando qui. Dai, coraggio, venite, venite. Guardate attentamente. Ecco il nostro eccezionale ed unico Salone dei Mille Regali. Ogni regalo ha il suo preciso posto designato dagli elfi. Se siete sulla mia lista dei bambini ubbidienti, vuol dire che certamente il vostro regalo si trova qui da qualche parte. Chissà, magari proprio uno di questi vi verrà consegnato. È proprio ora di controllare nel libro magico come vi siete comportati quest'anno. Che ne pensate? Oh, ci siete sulla mia lista? Vediamo. Cominciamo. Vediamo bene. La pagina è giusta. Ci sono gli appunti e ci sono le vostre foto. Oh, sembra che proprio ieri gli elfi le abbiano aggiunte al libro. Ora vediamo la cosa più importante. Non vedo l'ora. Congratulazioni! Siete sulla lista dei bambini ubbidienti! Anche Rudolf ha apprezzato i vostri sforzi! In verità siete già sulla mia lista, ma Babbo Natale e gli elfi vi stanno ancora tenendo d'occhio. Dovete sforzarvi e dare il massimo. E sicuramente riceverete quello che so sognate così tanto. E ricordatevi, a scuola ubbidite alla maestra. Oh, ma questo sembra una raccomandazione dagli elfi stessi. Ci sono ancora altre persone che si ricordano sempre di voi? Che ne pensate? Chi possono essere? Bene, bene. Certamente siete molto fortunati ad avere qualcuno così speciale a fianco. Ah, e ora vediamo che cosa sta succedendo nel mondo. Ah, è vero che non sono abituato a guardare la televisione, ma ho qualcosa di molto meglio. Non sapete ancora che cosa è. Volete vederlo? Ah,
avendo una pancia così grande, magari dovrò investire in un ascensore. Ma domani, basta con la torta di mele dopo il pranzo. Ecco il mio insostituibile telescopio spazio-tempo. Bene, diamo un'occhiata qui. Oh, Rudolf, dove sei andato di nuovo con i tuoi colleghi? Oh, allora abitate qui, vero? Ora sicuramente vi troverò quando sarà il momento. Dai, andiamo a vedere le renne. Dai, Rudolf, è l'ora di fare una passeggiata. Dai, non fare più i capricci. Rudolf, piano! Buon Natale! No, Rudolf, dovevi guidare piano.